L'eco dei comuni, voci e racconti dal territorio. Eccoci qua. Eccoci. Qua. Aspetta, facciamo una cosa, vediamo se è già in linea. Pronto Nicola? No, pronto? No, è così, uno ci prova, no? Dice. Ciao dai, Gianni. Intanto ciao a te, esatto, ciao Maria Grazia. Aspetta, suona. Così presentiamo al volo i nostri proprio di brutto ascoltatori. Lo buttiamo nella mischia. È l'ospite, doveva essere qui con noi, ma non può. Sì, pronto? Eccolo. Pronto Nicola? Eccoci qui. Ciao, benvenuto ciao. All'Eco dei Comuni, a Radio Eco Vicentino. Nicola Sella, vice sindaco di Valdastico. Ciao Nicola, benvenuto al volo, se abbiamo fatto sentire anche lo squillo del tuo telefono, Nico. Fatto bella figura rispondendo. Dai, meno male. Tutto a posto? Tutto bene qui a Valdastico, è tutto quasi pronto per appunto questa manifestazione che stiamo dando vita. Allora parliamone, Maria. Difatti Grazia, non hai potuto essere fisicamente qua perché è indaffaratissimo, perché fra pochi giorni si tiene Ritorno dal Bosco, che è una manifestazione importante per Valdastico e che mancava all'appello da un bel po' di anni. Da quanti, Nicola? Sì, dal 2013, quindi 10 anni. 10 anni che non si faceva questa cosa che invoglia già dal nome a venire a Valdastico e andare in giro per boschi, giusto? E dopo ritornare indietro perché è il ritorno dal bosco. Eh sì, il ritorno dal bosco. Perché questo, questo nome intanto? Beh, simbolizza appunto questa rievocazione storica lungo questa via della Singella, che è una strada che collegava una volta la montagna al paese. Ed è appunto proprio questo ritorno dal bosco, appunto dalle montagne verso il paese. E quindi si riprende un po' una tradizione sostanzialmente. Sì, quella che era la vita storica del nostro comune nel dopoguerra, nel 1920, nel 1930. Appunto ci saranno circa 300 figuranti che con il loro ruolo andranno a vestirsi da boscaioli, da cacciatori, da pastori. Quindi ci sarà veramente un sacco di travestimenti, chiamiamoli così, appunto per andare a ricordare quella costume. Che era la tradizione di Valdastico. Senti, allora, c'è attesa, tu percepisci attesa da parte della popolazione, dei cittadini, oltre che dei curiosi e dai turisti che arriveranno? Sono 10 giorni che non si parla di altro. Dai, tu cominci a essere colmo. Si sono fermate tutte le discussioni precedenti, ora si parla solo ed esclusivamente del ritorno del bosco. Ma senti, raccontaci un po' Valdastico, che comune è, quanti abitanti fa, che caratteristiche ha. Noi lo conosciamo, però spieghiamolo un po' anche a chi ci ascolta. Valdastico si trova appunto lungo la Valle dell'Astico, che è percorso appunto dal fiume Astico, da cui prende nome. Sì. Ci sono circa 1500 abitanti. Delle frazioni anche San Pietro. Spiegami San Pietro Valdastico, perché era un comune una volta, o no? Allora, il comune si chiama Valdastico. Sì. E comprende San Pietro, che è il centro del comune. Sì. Ah, ok. E altre due macro frazioni, che sono Pedescala e Forni, le cui hanno enormi quantità di contrade invece, che quelle vanno e sono popolate da piccoli centri che appunto si chiamano contrade da 10, 15, 20 abitanti ognuno. Quante contrade avete complessivamente? Possono essere circa 60. Ah, però. Una sessantina di contrade, le contrade che una volta però, insomma, possiamo ricordarlo, no? Era questo agglomerato di case, di abitazioni, arrivavano ad avere anche 100, 150 persone. Perché? Perché ogni contrada aveva addirittura il proprio forno dove si faceva il pane, la propria chiesetta, giusto? La propria scuola. Senti Nicola, ma tu quanti anni hai? Io ho 27 anni, giovanissimo, auguri. Un vice sindaco giovane. Come si sta a Valdastico? Perché uno potrebbe pensare che si sta meglio in pianura, ci sono più opportunità. Tu invece hai deciso di rimanere lì. Guarda, io ho un lavoro che giro bene o male in tutta Italia. Sì. E a me piace tutta Italia, giro quasi soprattutto il Veneto, Trentino, Lombardia. Sì. Però quando arrivo vicino al Siero, che sto arrivando nella mia valle, tiro giù i finestrini, respiro la mia aria fresca. Proprio boccata, come cantava Sammy Barbeau tanti anni fa, aria di casa mia proprio. Aria di casa mia. Esatto. E cosa caratterizza Valdastico come tipo di attività? Cosa c'è a Valdastico? Ci sono molti percorsi di escursionismo da praticare, sia per famiglie che anche per escursionisti esperti.
abbiamo da... tutti gli anelli delle anguane, no? Esattamente, che quello è trafficato tutti i giorni sia da gente del posto che anche gente che viene dall'estero, insomma, quindi è molto famosa. Sì, sì. Ci sono anche attività economiche? Sì, ci sono anche attività ricettive che propongono anche piatti tipici, quali gli avanotti. Sì. Cosa sono? Sono i cuccioli delle trote. Ah dai! Vedi che, chiamarli che... in modo carino, possiamo chiamarli così. Possiamo chiamarli così, dai. E verranno chiaramente anche cucinati nella manifestazione di Ritorno del Bosco, quindi... Sarà un piatto che serviremo. Beh, ma ascolta, durante la manifestazione c'è da dire, da raccontare, da fare cosa succederà, che si mangia, dove si va. Lo faremo tra poco. Adesso fammi proporre una bella canzone. Invito anche te ad ascoltare Olivia Rodrigo, che insomma credo vada a toccare il cuore di un po' tutti quelli che con attenzione la ascoltano, con questa bellissima Vampire. E poi ritorniamo qui. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you sunk your teeth into me. Fame fucker, bleeding me dry like a goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? I lie. Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it. No better. I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, as you sunk your teeth into me. Goddamn vampire! Sta canzone Vampire, lei è Olivia Rodrigo. Aspetta che chiediamo al nostro ospite se ama la musica. Pronto, vice sindaco? C'è? Eccomi, ci sono, ci Nicola sono. Sella, vice sindaco di Valdastico. Ami la musica? Sfondato una porta aperta, sono 15 anni che suono. No! Cosa suoni? Oltre al sindaco dell'altra volta, no? Il tuo amico di Zuliano, un vice sindaco che suona cosa?
Il basso. Il basso, vabbè. In allora, un gruppo allora. Tu devi sapere, Maria Grazia, che il bassista è quello che comanda la band. Uno pensa che sia la batteria, no? Sì. Un, due, invece no. Vero, Nicola, che è il bassista che dà il via alla band? Sì, sì, è proprio il basso. Sì, vedi. Va bene, fa piacere che insomma questo giovane vice sindaco, 27 anni da ieri, no? Ami la bella musica e per quello che ascolta Radio Eco Vicentino e ci stia raccontando di questo evento che dopo 10 anni ritorna a Velodastico. Senti Nicola, come mai è stato sospeso per 10 anni? Beh, ci sono state delle scelte amministrative, chiamiamole così, da parte del comune. Sì. È una manifestazione molto complicata da organizzare, bisogna partire un anno prima. Sì. E chiaramente è tutto fatto da volontari, quindi la manifestazione ha bisogno di tante persone, quindi è stata fermata per un po' di tempo. Sì. Doveva essere rifatta nel 2020, poi causa che sappiamo tutti benissimo, insomma, causa Covid, è stata prorogata fino al 2023, quindi adesso siamo... Adesso siete veramente pronti. Esatto. Io passerei un po' il programma. Sì, ma allora, quindi i giorni in cui ci sarà sono il 14 e il 15 di ottobre, sì. Giusto? Esattamente, sabato e domenica. Allora, raccontaci cominciamo un po' con cosa sabato. Succede. Cominciamo con il sabato. Sabato è l'apertura appunto della manifestazione alle ore 16, dove si può già girare per il paese e assaporare un po' il clima appunto di una volta. Sì, sarà tutto quanto adibito e allestito con tronchi, palle di fieno, tutto quanto insomma tema bosco, e il primo appuntamento è alle ore 18 con Don Marco Pozza, che presenta il suo ultimo libro. Sì, che è una figura per il nostro territorio importante. Esattamente, è anche un nostro vicino di casa, appunto nato a Calvene. Sì. Ricordiamo il suo ultimo, insomma la sua ultima intervista proprio al Papa, quindi è un bel personaggio. Molto orgoglioso di averlo qui con noi. Poi parte appunto lo stand gastronomico con tutti i piatti tipici, trippe, baccalà, goulash, minestra di verza con le salsicce, chi più ne ha chi ne mette, insomma sarà un ricco stand gastronomico. Uh-huh. E poi la notte dei giochi appunto in piazza San Pietro. Io ho visto questa cosa, la notte dei giochi, che, cioè passate la notte a giocare, in cosa consiste? Esattamente, ci saranno tutti i giochi. Che di giochi? Volta, tiro da fune, ritorna alla cuccagna, quindi quella è un'attrazione. Dai, il palo, proprio quello col palo, con la cuccagna, quello lì. Col palo tutto scivoloso. Scivoloso. Chiaramente tutto in sicurezza, sarà tutto attrezzato. Certo. Con, di sicurezza, con le palle di fieno per terra, quindi se dovesse succedere qualcosa ci si salva. Sì. Tutti quanti. Però bello. Tutti quanti. Bello. Certo. Sì, quindi questo... sarà tutta una serata incentrata appunto su questi giochi popolari. Sì. Ci sarà anche un circo di strada. Ah, che bello! Durante i giochi, e poi è una proiezione anche di un cortometraggio di Paolo Cognetti, che è Sogni di Grande Nord. Il grande Paolo Cognetti, grande raccontatore delle montagne italiane, del Nord Italia, diciamo. Io sto guardando una fotografia tua, Nicola, dove hai in mano, e alle spalle c'è una parete con scritto Il Ritorno del Bosco, e hai in mano una statuetta. Cos'è quella roba lì? Quello lì è un fischio. Cos'è? Un cucco. Spieghiamo a chi ci ascolta cos'è il avete cucco. I cucchi anche voi come a Nove e come sull'altopiano di Asiago? Esattamente. Questo era un espositore sì. che abbiamo conosciuto negli anni a questa manifestazione, che poi è diventato anche il simbolo del ritorno dal bosco. Purtroppo da poco è mancato questo artista mm-hmm. e abbiamo voluto ricordarlo con un murale proprio in che centro bella a San Pietro, questa cosa, bravi con disegnato il simbolo del ritorno dal bosco e anche il suo che è anche il suo cucco, che è una statuina in legno, credo, no? Che suona? In ceramica. In ceramica. Tu soffi sul in culo e suona. Dai. Giuro. Vabbè, ragazzi, del resto da qualche parte deve uscire. Noi non abbiamo visto solo questa di foto tua, ne abbiamo anche vista una di te vestito da Chierichetto 10 anni, credo 10 anni fa, o comunque quando c'era Ritorno dal Bosco e tu eri un ragazzetto. Sì, si parla penso del 2005-2006, lì, quando avevo 9 anni, una delle prime edizioni. Quindi non eri vestito in costume, eri proprio un Chierichetto. Ero capo dei Chierichetti. Il capo dei Chierichetti, avevi già, era già lì, era già leader. Va bene. Posso solo dire che quest'anno come figurante sono salito di grado. Ah dai, cosa farai?
Sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa. Allora, no, ho sono una... salito di grado nel rango della... farai il parroco, dai. Dai, no. Io no, adesso ce l'ho io. Una bella sorpresa per te, per Maria Grazia, per tutti i nostri ascoltatori. Non so se sai chi è John Denver, però certo. Beccati questa Rocky Mountain High. He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him, you might say he was born again, you might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away. On the road and hanging by a song. But the string's already broken and he doesn't really care. It keeps changing fast and it don't last for long. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. He climbed the Cathedral Mountains. He saw silver clouds below. He saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once and he tried to touch the sun. And he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside himself to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Rocky Mountain High, Colorado. Rocky Mountain High, Colorado. Now his life is full of wonder, but his heart still knows some fear of a simple thing he cannot comprehend. While they try to tear the mountains down to bring in a couple more, more people, more scars upon the land. In the Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Though he'd be a poor man if he never saw an eagle fly. Rocky Mountain High. Bella, bella, Rocky Mountain High, molto romantica anche, vero? E ci richiama anche, come dire, le cose genuine. Vero, no? Vero. E quindi ci sta proprio a fagiolo col nostro tema di oggi, che è Ritorno dal Bosco, questo evento che si tiene a Valdastico il 14 e il 15 di ottobre. Avremo in linea Nicola Sella, che è il giovane vice sindaco di Valdastico, e deve ancora raccontarci cosa succederà alla giornata, comunque la domenica. Appunto, domenica 15 ottobre, giusto Nicola? Esattamente. Che succede? Partiamo,
parte la mattina alle ore 9 il mercatino del bosco, chiamato così appunto, con una cinquantina di stand, sì, sempre a tema bosco, saranno con i lavoretti in legno, ci saranno prodotti tipici del territorio, formaggi, salumi e tutti i lavori fatti a mano. Ci sarà una via di vita solo agli scultori del legno che verranno scolpite appunto i tronchi lì dal vivo, quindi tutti potranno vedere queste cose. Ci sarà una fattoria degli animali con la mamma e il cucciolo da poter vedere e poter conoscere, e poi passare al pomeriggio con la rievocazione storica, proprio diciamo il tema importante di questa manifestazione. Sì. E quindi lì ci sarà una sfilata, come avviene la rievocazione? Sì, una sfilata di personaggi vestiti come ai tempi, no? Giusto? Sì, quella della vita quotidiana di un tempo, antichi mestieri, un centinaio di figuranti, tutti in costume, sono proprio il punto di forza di questa manifestazione. È unica nel suo genere, non ne conosco altre di simili. Certo. Proprio centrata su questo tema. Lì si vanno a rispolverare anche vecchi abiti, no? Tipo il tabarro, giusto? Esattamente, ci saranno barossi, seghe, carretti, chiamiamoli lì, sì, in italiano. E anche i vari tipi di lavori, probabilmente. Sì, ci sarà l'asilo storico con tutti i banchetti di una volta, ci sarà la casa di un tempo tutta allestita. Sì. Ci sono tante cose da vedere, quindi aspetto tutti gli ascoltatori, insomma, a poter venire. I nostri ascoltatori stanno chiedendo, numerosi, che si mangia poi di buono in occasione del ritorno del bosco? Pronto. Beh, alcune cose le aveva già dette prima, no? Pronto? Sento più bene. Eccolo qua, adesso ti sentiamo, Nicola. Si diceva, vogliamo ricordare anche che c'è da mangiare bene e mangiare genuino, giusto? Esattamente. No, il mangiare non manca sicuramente, soprattutto neanche il bere. E soprattutto il bere. Oh, noi ti ringraziamo. Che ti devo dire? Dobbiamo dire dove, se uno vuole avere le informazioni, dove le può trovare? Sì, sì. Dove vi si può cercare? Si può cercare sul sito Facebook Il Ritorno dal Bosco. Sì. Che ogni giorno viene aggiornato con i vari post dei vari artisti che verranno appunto qui alla manifestazione. E poi ricordo anche l'evento finale di chiusura, che è il concerto con i Rumaterra. Ah, beh, grande gruppo. Va bene, va bene. Oh, Nicola, grazie naturalmente della tua disponibilità, buon lavoro di lavoro ne avrà parecchio da fare in questi e complimenti giorni, perché insomma il territorio ha bisogno di questi eventi. Musica, stand, rievocazione, sì. tante cose. Grazie, andate mille. A Valdastico il 14 e il 15 di ottobre. Ciao Nicola. Ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao. Overtime, tired of my 9 to 5. Tonight I'll lose myself in the lights. A quarter to midnight, got nothing on my mind. Just up so dynamite. Ooh, I'll take you to my paradise.
Avete ascoltato L'Eco dei Comuni, voci e racconti dal territorio.